Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Ebbene sì, ci siamo cascati anche noi e abbiamo acquistato il Monsieur Cuisine della Lidl gratis. Infatti, non so se lo sapevate, praticamente per questa settimana la Lidl ha messo una super offerta. Acquistandolo al valore di 399 euro avrete poi dei buoni di 40 euro al mese da spendere su tutta la spesa Lidl. I buoni saranno attivi però dal mese di aprile e saranno 10 buoni da 40 euro spendibili su tutto senza limiti. L'importante è fare appunto una spesa di almeno 40 euro. Comunque basta che andate a vedere l'offerta su internet, se avete la Lidl Plus potete acquistarlo tranquillamente. Noi l'abbiamo fatto. Bene. Adesso dobbiamo aprirlo, spacchettarlo, vederlo cosa ci esce e magari anche metterlo in funzione per vedere se effettivamente funziona. Adesso, con una semplicissima magia, questo scatolo super mega pesante passerà su questa sedia in un baleno. Ta-da! Magia, ragazzi, effetti proprio. Vabbè, torniamo alle cose serie. Adesso apriamo questo scatolo. Allora, manuale di istruzione o di distruzione, dipende come lo utilizzeremo. E non lo so, una scatola. Non so cosa c'è dentro, lo scopriremo. Del polisterolo. E penso che questo sarà lui. Ma come lo caccio? Allora. Ok, devo tirare un po' questo. Ah, la garanzia sui danni accidentali. Sbatto di te. Vabbè, no. No, ragazzi, questi questa. Yeah, fai vedere com'è, per favore, com'è. È bloccato. Cioè, è. Vabbè, ma non è che. Sto dicendo una bugia. Ragazzi, effetto magico per la seconda volta, perché sto coso pesa troppo, quindi in un baleno uscirà dallo scatolo. Ta-da! Magia. Andiamolo a scartare completamente. C'è qualcosa sotto. Ed eccolo qui. In tutta la sua bellezza, il suo splendore. Allora, questo è il boccale che non sappiamo né come si apre né come si chiude, niente. Dopo vediamo le istruzioni, vediamo. Poi qui abbiamo la spatolina e secondo me in questo scatolo, questo qui, escono invece le altre ciotole per cuocere a vapore. Apriamo. Qui appunto abbiamo i componenti per cuocere a vapore. Coperchio, vassoio bucherellato e cestello. Ok. Vediamo invece all'interno che cosa c'è. Ok, giriamo, montiamo. C'è questo accessorio che dovrebbe essere quella che si chiama farfalla, non ne sono sicura, però dovrebbe essere quella. Un cestello e poi le lame, queste sono fisse, credo. Ok, per smontare questo bisogna soltanto alzarlo. Ma chi, penso non si possa lavare la lavastoviglie, eh? Boh. Comunque queste sono tutte le componenti. Mi sembra che tutto a posto, dobbiamo solo lavarlo e provarlo. Allora ragazzi, poiché il video verrebbe troppo lungo facendovi vedere tutto, ci fermiamo qui con semplicemente lo spacchettamento e il posizionamento del Monsieur Cuisine. Nel prossimo video invece vi faremo vedere l'accensione e l'attivazione, anche l'eventuale pulizia prima del primo utilizzo e proveremo a fare anche una ricetta. Se il video vi è piaciuto fino a questo momento, comunque lasciateci un like e un commento. Se avete qualche domanda, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!